Ciao a tutti amici, benvenuti sul canale e anche per quest'anno si avvicina la stagione micologica 2019. Dalle mie parti si dice maggio e giugno fa buon fungo. E dalle vostre parti come dicono? Scrivetemi nei commenti che sono davvero curioso. Così, visto la vicinanza della stagione, ho pensato di pubblicare qualche documentario sui funghi per fare un po' di ripasso delle buone maniere. Speriamo di vederci presto nei boschi alla ricerca dei funghi. Se non siete iscritti al canale vi invito a farlo per non perdere la stagione micologica 2019. Buona visione. Qui in studio per parlare di funghi adesso, è tempo di andare per funghi, lo facciamo insieme a un grande esperto, il dottor Luigi Cocchi, fa parte del Comitato Scientifico Nazionale dell'Associazione Nazionale Micologica dell'Esadola. Benvenuto, dottor Cocchi. Grazie, buonasera. Allora, noi ci avvaleremo questo pomeriggio della sua esperienza per imparare qualcosa sull'andare per funghi. Intanto, quali sono le cose che ci occorrono per andare a fare una bella gita in tutta sicurezza e tranquillità? Beh, io vorrei cominciare con le indicazioni sull'abbigliamento. Certo. Sono venuto vestito da fungaiolo apposta. Gli scarponi debbono avere un buon carro armato per evitare di scivolare, devono essere abbastanza alti per evitare distorsioni. Queste sono ghette che sono molto utili contro gli urti e per non bagnarsi. Ma una delle cose più importanti è la copertura delle gambe, la chiusura dei polsi, del collo, per evitare rischi come le zecche o acari. Certo, queste sono cose nell'erba, nella natura, esatto. E poi invece ci sono tutta una serie di strumenti che vanno portati. Il primo è il bastone, che serve a non mettere le mani alla cieca, bisogna sempre prima frugare col bastone. Poi ci sono alcuni strumenti, per esempio andando nei boschi è necessario sapere dove si è per non perdersi, una bussola. Un fischietto può essere utile, quando si va in compagnia non sempre il cellulare prende, no? Il segnale non sempre c'è quando... E il fischietto può essere... Tra l'altro ci sono delle tecniche per come fischiare, bisogna conoscerle, per far segnalare il pericolo oppure per far capire che si è stati sentiti. Ecco, bene. E bisogna imparare un minimo di conoscenze di orientering, non è male. Certo. Poi per raccogliere i funghi invece cosa ci occorre? È necessario un permesso di raccolta che viene rilasciato dalla regione, questa è la mia regione, l'Emilia Romagna, ogni regione legifera su, è necessario il permesso e con il permesso vengono date alcune indicazioni di fondo su come ci si deve comportare. Bene, questo comunque ce le dice lei. Va bene, d'accordo. Allora, invece per quanto riguarda gli strumenti del mestiere? Il coltello classico che serve per pulire i carpofori, uso una parola difficile, questi in effetti non sono funghi, sono carpofori, la spiegazione è un po' particolare. E lo spazzolino. Cosa sono i carpofori? Allora, sono funghi, il fungo è la parte che noi non vediamo, è costituito dal micelio, spesso sotterraneo e anche pluriannuale, a volte anche secolare. Questi sono carpofori che hanno una funzione soprattutto riproduttiva, sono prodotti dal micelio per emettere le spore, che sono i semi dei funghi. È la parte che noi mangiamo e che vediamo. Esatto. Quindi sono, diciamo, normalmente funghi, il nome e termine corretto è carpoforo. Quindi abbiamo un coltello, uno spazzolino che lì è incorporato. Forse per lo spazzolino io consiglierei uno spazzolino da denti usato, perché è più efficace di questo spazzolino. Sì, è più comodo. Efficace, per pulirli dalla terra. Esatto. Poi, non so, un'altra particolarità è questo, perché in particolare per i porcini, le leggi stabiliscono dei limiti di raccolta, per cui un porcino il cui cappello passa attraverso questo cerchietto non va raccolto. Non va raccolto. Vediamo insieme alcuni funghi che abbiamo qui esposti, prima però c'è una telefonata. Pronto? 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 Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera, mi chiamo Stella e chiamo da San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna. Cosa volevi chiederci, Stella? Ecco, io volevo chiedere se tutti i funghi che nascono sopra il legno sono buoni, sono commestibili. Tutti i funghi che nascono? Sul legno. Sopra il legno. Ah, sul legno. Ah, bella domanda. No. È una credenza molto diffusa. Ci sono funghi lignicoli che sono commestibili, quindi abbiamo... Vediamoli, sì, vediamo insieme. Questo, Pleurotus ostreatus. Questo, Sì, l'orecchione. Questo nasce sul legno ed è buono. È anche coltivato, è un buon commestibile.
Stioppino, Agrocibe Gerita, è un lignicolo ottimo commestibile, questo. Qui hanno il legno, giustamente per indicare. Ecco, ma non tutti quelli che nascono sul legno sono buoni. O perché possono essere cattivi, cioè duri, amari, ma ci sono anche funghi lignicoli che possono essere particolarmente velenosi. Non esiste nessuna credenza per stabilire la commestibilità dei funghi. Bisogna conoscere. Conoscere la specie. Ecco, lì abbiamo per esempio un esempio del fungo più buono che c'è forse tra i commestibili, che è questo, che è l'ovolo, no? Sì, io preferisco l'Agrocibe Gerita. L'Agrocibe, io questi devo dire che... comunque, insomma, è ovvio, è una questione di gusti. Sono ottimi. E invece a fianco abbiamo quello rosso che è velenosissimo, no? Non proprio. È un fungo velenoso, ma non è il più velenoso. Purtroppo... per la siccità abbiamo avuto difficoltà a trovare il fungo più velenoso, che si chiama Amanita falloides. Ci fa vedere come si raccolgono i funghi e come si guardano all'interno? Beh, perché intanto... c'è chi crede che aprendo un fungo, se il fungo cambia colore a contatto con l'aria, significa che è velenoso. No, questo è un fungo velenoso, non il più velenoso, ma se io lo taglio, la carne bianca resta bianca. Ecco, resta bianca a contatto con l'aria, quindi non è vero che se cambia colore a contatto con l'aria è velenoso. No, guardi, qui ho un fungo commestibile, toccando la parte... Questo è un Boletus, sì? Pseudo regius, è un nome scientifico forse complicato, toccando la parte fertile di legno cambia colore. Cambia colore. Quindi anche se lo tagliassi cambierebbe colore. Quindi anche a volte un fungo buono può cambiare colore. Quindi questa non è una regola. Non esistono regole, lei mi diceva, per individuare così un fungo buono da uno cattivo. No. Ecco, come vanno raccolti i funghi? Allora, ci insegni. Non vanno tagliati, come spesso si sente, non vanno. Questa è un'operazione da non fare. Questa di tagliarlo alla base? No. Perché il carpoforo deve essere raccolto mantenendo inalterate tutte le caratteristiche necessarie alla sua determinazione. E la volva, in questo caso qui è molto più evidente, per la specie, per esempio per la Amanita falloides, è estremamente importante. Se io taglio, tolgo una possibilità di determinazione. Ah, di rinascita del fungo? No, no, questo, no, di... non è vero. Il fungo va... di identificazione. Di identificazione della specie. Capito. Il fungo va... preso alla base, leggermente ruotato e strappato. Ah, quindi preso alla base, ruotato e sradicato in qualche modo. Strappato. Leggermente pulito per non sporcare, per una questione semplicemente di buona conservazione. Ecco, poi bisogna portarsi dietro un cestino di vimini rigido come questo, vero? Sì. Per raccogliere i funghi, per disperdere le spore? No, ecco, questa è un'altra opinione molto diffusa, che un carpoforo come quelli che si vedono qui emettono miliardi di spore nella loro vita. Quindi non c'è bisogno, secondo lei? Allora no. Perché bisogna portare il cestino? Per conservare bene il materiale che si porta a casa. Quando si raccolgono funghi, quando il clima è caldo, per esempio le borsine di plastica sono micidiali. Bene, dottor Cocchi, io la ringrazio tantissimo per questi utilissimi consigli. Grazie anche ai ragazzi che sono stati con noi del Liceo Scientifico Statale Tullio Levi Civita di Roma. Grazie a voi che ci avete seguito questo pomeriggio. Vi do appuntamento a domani, martedì, per un nuovo pomeriggio da trascorrere insieme. Ciao a tutti quanti!